Ciao a tutti amici di VGN, sempre qui in diretta da Los Angeles alle 3 2018, in questo giorno 5 per quanto ci riguarda, ma secondo giorno in fiera. Abbiamo provato tantissima roba, abbiamo incontrato tantissime persone, tra cui anche il responsabile dell'area mediterranea per Xbox, Cédric Mimouni, che è qui con noi. Grazie per essere qui, bonsoir. Buongiorno, piacere tutto mio. Le 3 di Microsoft è stato scoppiettante, sei soddisfatto della conferenza di quest'anno? Sì, assolutamente, quest'anno è stata una conferenza molto, molto entusiasmante, perché ci sono stati 3 messaggi importanti che volevamo trasmettere. Il primo era il ritorno delle 3 grandi franchise della nostra storia, quindi il ritorno di Halo, il ritorno di Gears, forza che arriverà il 2 ottobre, quindi questo era un messaggio molto forte, il ritorno di tutte le nostre first party, le nostre esclusività first party. Poi è stato dato anche un taglio molto gaming, nel senso che abbiamo presentato 52 giochi, 18 con delle esclusività. Questo per rafforzare ancora di più quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, cioè un grosso investimento sulla parte delle nostre esclusività e del nostro ecosistema. Questo è stato poi rafforzato ancora di più col messaggio, con l'annuncio dell'acquisizione di 5 studi, o meglio di 4 studi, e la formazione di un nuovo studio qua a Santa Monica. Questo è molto importante, perché c'è la consapevolezza che i first party title sono fondamentali per l'ecosistema Xbox, per portare il più numero di persone all'interno della piattaforma, e quindi c'è un investimento molto importante che è stato annunciato, e quindi molto felici da questo punto di vista. E infine il terzo elemento, e questo secondo me anche era molto importante, era una proiezione verso il futuro. Noi siamo un'industria che è altamente tecnologica. Noi in quanto azienda negli ultimi 4 anni diciamo che abbiamo portato molta innovazione, tra cui la retrocompatibilità e la Xbox One X, tra le altre innovazioni la Xbox One X che è uscita a novembre, che è un masterpiece di tecnologia, e quindi questo ce l'abbiamo un po' nel nostro DNA, e quindi proiettarsi verso il futuro del gaming annunciando anche che stiamo lavorando su quello che potrebbe essere piattaforme, andando ad esplorare anche noi orizzonti, intelligenza artificiale, che sia il cloud gaming. Questi sono dei messaggi molto forti anche per i nostri fan, per dire Xbox si proietta anche nel futuro del mondo del gaming, quindi è una piattaforma per oggi, per domani e anche per dopodomani. Ok, abbiamo visto l'alternanza di giochi first party e accordi con terze parti, come dicevi tu, molto importanti. Ma la cosa che ovviamente ci ha sorpreso particolarmente è stato il ritorno di fiamma con gli sviluppatori giapponesi. Cioè, in futuro possiamo aspettarci esclusive Xbox per gli amanti ovviamente dei JRPG? Sì, questo Phil Spencer l'aveva segnalato qualche anno fa, quando aveva preso lui la guida della divisione. Ha detto che bisogna lavorare meglio con gli sviluppatori giapponesi, e questo effettivamente c'è stato un taglio, cioè si inizia a vedere il frutto di questi elementi. La tua seconda parte della domanda, possiamo aspettarci? Perché no, diciamo che l'acquisizione di nuovi studio che inizieranno a lavorare o hanno già dei progetti che possono andare ad alimentare tutta l'esclusività della piattaforma, uno come Ninja Theory mi viene da dire che può portare questo tipo di contenuti sulla piattaforma. Ora bisogna aspettare di vedere quello che succederà, però come messaggio l'acquisizione di questi studio chiaramente va in quel senso lì. Quindi ovviamente la prossima domanda, mi hai fatto anche una grande risposta alla prossima domanda, quindi tu ovviamente ti aspetti che ci saranno più esclusive che verranno ovviamente da questi nuovi studi? Sì, sì, chiaramente questo è un messaggio che è stato molto rafforzato durante questa fiera. Noi abbiamo un servizio della sottoscrizione che si chiama Xbox Game Pass, e per noi è molto importante avere delle esclusività che vado ad alimentare questo servizio, quindi l'investimento in studi da un lato è anche un'acquisizione di tecnologie, perché hai citato Playground Games che hanno fatto Forza Horizon, la serie Forza Horizon, ma hanno anche un savoir-faire particolarmente forte su tutto quel mondo degli open world, quindi acquisire anche loro, acquisire la loro tecnologie e il loro sapere di sviluppare questo tipo di elementi chiaramente è per progetti futuri, quindi l'acquisizione è senza discussione per alimentare il catalogo di first party. Credi che la scelta di unificare l'ecosistema Xbox, la scelta di allargare le esclusive console al mondo PC abbia potuto penalizzare in qualche modo ovviamente le vendite su Xbox One? Assolutamente no. Questo è una roba che questo è un elemento che quando abbiamo una visione del gaming, la visione del gaming che abbiamo in Xbox è chiaramente i giochi che vuoi sugli ecosistemi, sulla piattaforma che vuoi. Noi abbiamo visto che, e lo sappiamo, i giocatori PC
giocano PC, ma perché non dare loro la possibilità di giocare ai giochi Xbox tramite l'applicazione Xbox su PC, su Windows? Quindi secondo me è stato portare più persone nell'ecosistema invece che penalizzare quelli che già c'erano. Quindi è in vantaggio di tutti, gli utenti console hanno il migliore qualità prezzo, nel senso che l'esperienza gaming perfetta tramite la Xbox One X è chiaramente più conveniente, permettimi di dire così. Avere la stessa tecnologia su un PC, chiaramente è un PC un po' più costoso, però i due mondi non c'era ragione di tenerli separati, e quindi questo secondo me è stato un messaggio forte. E poi abbiamo creato questa tecnologia dell'Xbox Play Anywhere, che ti permette di avere una continua di esperienza. Tu inizi su Xbox e termini la tua esperienza su PC, questo è chiaramente a vantaggio del giocatore. Ok, Xbox ovviamente per tanti anni, dicono ovviamente, abbia pagato un po' lo scotto delle presentazioni che spesso sembra non si siano rivelate all'altezza delle aspettative del pubblico. Credi che il pubblico sia stato severo nel giudicarvi? Allora, non lo so questo, però io devo dire che quello che Xbox ha presentato quest'anno è stato chiaramente la conferenza, l'apoteosi. Però se si guarda un pochino indietro, negli ultimi 3 anni ci sono stati degli annunci molto forti. Quindi abbiamo annunciato Project Scorpio 2 anni fa e l'anno scorso Xbox One X, abbiamo annunciato dei progetti come la retrocompatibilità, abbiamo in questi 3 anni abbiamo portato circa 14-15 esclusive. Quindi devo dire che quello che si sta facendo in termini di costanza in questi ultimi anni è molto forte. Quindi io penso a volte può essere severo il giudizio, non lo so, anche però devo dire che noi abbiamo messo tutti gli ingredienti per rafforzare il nostro messaggio, essendo tanti giochi, un'innovazione tecnologica, un proiettarsi verso il futuro. E credo che Xbox sia stata molto innovativa negli ultimi 4 anni. E soprattutto attenta, soprattutto al pubblico e le esigenze ovviamente che vengono dal pubblico. Tant'è vero che una prossima domanda verte sull'Adapting Controller. Com'è nata questa idea? C'è qualche mossa? Ci sarà qualche mossa tipo questa ovviamente anche in futuro? Sì. Questo progetto nasce da, come dicevi, il senso dei community. Noi non volevamo lasciare nessuno fuori da questa community, anche persone che magari hanno meno fortuna, hanno disabilità, si dice in italiano, sì, disabilità. E quindi questo non volevamo penalizzare nessuno e dare la possibilità a tutti di partecipare e di entrare all'interno delle piattaforme. L'Adaptive Controller è chiaramente un lavoro di grande tecnologia tra i sviluppatori, tra anche le persone, per studiare i loro bisogni, le loro necessità. E credo che sia un messaggio molto forte che c'è: tutti devono avere il loro spazio nel mondo del gaming, e questo credo che sia un messaggio molto bello. Allora, molti dei progetti annunciati alle 3 non hanno ancora una data. Sai darci qualche anticipazione, tipo su Halo Infinite o Gears 5? No, non abbiamo comunicato date. Questo oggi l'importante era segnalare il ritorno, ci saranno altri annunci che arriveranno. Adesso non condividiamo date, ci saranno l'attualità immediata e forse Horizon 4 che arriva il 2 ottobre, poi avremo Ori, poi avremo Crackdown 3, quindi ancora delle belle esclusive ad arrivare quest'anno sul mondo Xbox, quindi sono molto felice di questo. Appunto, parlando di tutte queste novità, si è sentito parlare molto nella conferenza e anche durante questi primi giorni della fiera sul futuro di Xbox, perché si è parlato dell'intelligenza artificiale, del cloud gaming e soprattutto di questa nuova Xbox. Puoi confermarci che siete già al lavoro sulla nuova console? O meglio, io non lo confermo, l'ha detto Phil Spencer, quindi più alto di lui non c'è nessuno. Detto questo, sì, il messaggio era proprio questo, era condividere una visione del gaming, confermare che Xbox investe, crede e ha una voglia di innovare ancora nel mondo del gaming. E quindi chiaramente questo è un messaggio girato verso il futuro indefinito, però è già un enorme messaggio positivo per i fan, dire guardate, guardiamo già avanti su quello che la mossa dopo, tenendo presente però che abbiamo una console che è appena uscita di 6 mesi, che ad oggi è la più potente del mercato e che non arriva in termini di potenza e di resa grafica. Quindi. Ti aspetti qualcosa da questa nuova console? C'è qualcosa che tu introdurresti con questa nuova console? Secondo me in questo caso è troppo in là, qua si parla di visione. Io onestamente già oggi trovo che dobbiamo sfruttare tutta la potenza della Xbox One X, quindi abbiamo già qualche anno davanti a noi di grande energia grazie alla One X e anche alla One S, che è una macchina che fa 2 anni quest'estate, quindi
Devo dire che senza andare troppo in là abbiamo già oggi delle macchine che sono molto potenti, molto interessanti, e poi il futuro ci dirà un po' di più, ma intanto era il messaggio molto forte che volevamo trasmettere. Ok, è tutto, ti ringrazio tantissimo. Non so se c'è qualcosa che vuoi dire ai nostri amici di VGN in Italia. Guarda, io dico, raggiungeteci su Xbox, con grande piacere, a presto, ciao. Oggi è tutto da VGN, ci vediamo alla prossima, ciao.